Buongiornissimo ragazze e ragazzi e benvenuti nella mia cucina. Questo è il video aggiornamento sul mio allenamento, perché mi avete chiesto in tantissime di vedere il mio allenamento in gravidanza. Avevo fatto già quello degli esercizi a casa, mi avete chiesto anche quello in palestra, quindi vi faccio vedere un po' gli esercizi che faccio. Ma prima di iniziare vi voglio dare qualche consiglio sullo spuntino, comunque merenda, che poi io faccio un'oretta e mezza prima di andare in palestra, ed è una cosa che vi consiglio perché comunque vi dà tantissima energia, soprattutto con questo caldo. Però ovviamente dobbiamo scegliere una merenda sana, light, che è ricca di vitamine e di proteine. Questi consigli che vi do, ragazze, vanno benissimo per tutta l'estate, anche per colazione e merenda, perché veramente, veramente vi danno tanta energia, proteine e vitamine, e non vi fanno ingrassare, quindi vi fanno restare in formissima. E adesso vi faccio vedere, mi sono preparata il gelato, guardate. Allora, io mi sono preparata questi qua. Qua c'è anche Pupi, ovviamente, che si lecca già i baffi. Adesso questo l'ho tolto dal congelatore. Dopo 5 minuti che tipo l'ho tolto, lo posso mangiare. Ed è un gelato al cioccolato fit, buonissimo. Vi faccio vedere. Gli altri ce l'ho qua nel congelatore. Li ho messi così, in queste vaschettine. E praticamente si preparano in pochissimo tempo grazie al preparato di Food Spring. Io mi sto trovando benissimo, perché questi qua praticamente sono gelati proteici, senza zuccheri, senza grassi. Questo al cioccolato, vedete, e questo qua è a mango, poi c'è anche a vaniglia. Anche a mango è molto 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 buono. Sul sito Food Spring trovate anche le formine per farli così, però insomma, anche se non li volete fare così, li potete fare nel secchiello, tipo coppetta, come ho fatto io. Ed è semplicissimo, basta mescolare questo con un latte vegetale o comunque dell'acqua e qualche ora in frigo e si fa il vostro gelato, ed è veramente buono e ha un sapore buonissimo. E poi la cosa bella è che ti dà un sacco di energia, ricco di proteine, senza grassi, quindi non mi fa ingrassare. In alternativa al gelato mi faccio le mie fette biscottate con la marmellata. Guardate ragazze, questa l'ho quasi finita, questa è quella albicocca, è buonissima. E poi c'è questa qua che è i lamponi, e poi c'è la fragola, sono tutte buone. E la cosa bella di queste marmellate è che non hanno zuccheri, guardate, sono buonissime ragazze, non hanno zuccheri aggiunti, non hanno grassi, quindi, e vi danno soltanto gli zuccheri della frutta. Comunque sono buonissime. Io le spammo un po' sulla fetta biscottata e poi magari ci associo uno yogurt. Comunque di solito sto facendo sempre la colazione e merenda così: o mi mangio questo che è super rinfrescante, anche perché non mi va nulla con questo caldo, o queste qua, fette biscottate con un bicchiere di latte o uno yogurt, quindi per la fonte proteica, e sto a posto. Sapete ragazzi, io uso tantissimi prodotti Food Spring e so che anche voi li amate. Per chi ancora non l'ha fatto, andate sul sito Food Spring e fate un ordine, provate i prodotti, perché veramente sono biologici, naturali, e vi aiutano tantissimo a stare in forma. Quindi anche se volete stare in forma in estate, perdere qualche chiletto, vi aiutano, sono buoni, veramente veramente buoni, sani e naturali, e proprio per stare in forma. E vi lascio anche il mio codice sconto, che è CarlitaYT. Con questo codice avrete uno sconto su tutto il sito Food Spring, quindi non solo sulle cose che vi ho consigliato. Però io veramente vi consiglio di provare questi gelati proteici, sono buonissimi. Anche le marmellate sono due delle cose che io amo di più e trovo proprio perfette in estate, colazione, merende, spuntini, appunto per non ingrassare. Poi anche se siete incinte come me, col mio panzone, veramente sono un tocca sana, perché comunque hai sempre voglia di dolce. In questo modo riesci comunque a placare le tue voglie di dolci senza mettere su eccessivamente tanto peso, senza ingurgitare troppe calorie. Ecco qua il gelatino, adesso si è un po' sciolto, guardate, è buonissimo. Ci ho messo anche un goccio di cioccolato dentro, quindi vabbè, che ve lo dico a fare, guardate. È buonissimo, provatelo, top. Un'altra cosa che vi consiglio sono gli shape shake, questi qua però se non siete incinte, mentre queste altre cose, gli snack, vanno bene anche se siete incinte. Gli shape shake sono una cosa che io da quando sono incinta non prendo più, perché comunque non è un alimento consigliato in gravidanza. Però se non siete incinte ve li straconsiglio, io le ho sempre usate, mi sono trovata sempre benissimo, perché servono, sono ricchi di proteine e servono tantissimo appunto negli spuntini, nelle merende pre-workout, vi danno un sacco di proteine e vi danno anche tanta energia, e poi accelerano il metabolismo e aiutano a stare in forma. Quindi sono come se fossero delle proteine,
però vi danno più energia e poi sono buonissimi. Questo al cioccolato, però sul sito Foodspring sono arrivati due gusti nuovi, uno che è yogurt alla fragola e uno biscotto che dicono somigli tantissimo ai biscotti Oreo. Comunque provateli questi due nuovi gusti di Shape Shake. Io ovviamente sono incinta, quindi non li prendo più, però sono veramente veramente un prodotto che vi straconsiglio. Soprattutto da bere freddi questi qua, si mescola un po' di polvere con un latte vegetale, agitate, mettete magari qualche cubetto di ghiaccio, bevuti freddi sembrano proprio dei frullati, dei frappè, sono buonissimi e ovviamente senza zuccheri e senza grassi. Quindi adesso iniziamo subito col video allenamento che ho fatto in palestra. Come vedrete faccio comunque esercizi molto leggeri e tanto tanto stretching. Mando un bacione grande, lasciatemi un like al video, tanti commentini e richieste per i prossimi video. Ciao ciao! Ah, invece i gioielli, se ve lo state chiedendo perché in tante me lo chiedete ancora, i gioielli sono tutti i miei che potete trovare su caritashop.com. Gli anelli, bellissimi, gli orecchini, le collane, questa è stupenda, anche quest'altra collana, le trovate tutte su caritashop.com. Ciao ciao! Eccomi ragazze, finalmente sono in palestra e inizio il mio allenamento con un pochino di riscaldamento, che di solito sono pochi minuti di tappeto a velocità sostenuta. Dopodiché vado a fare degli esercizi che faccio sempre per un po' per tutto il corpo, quindi associando le braccia, in questo caso sto facendo comunque un po' di bicipiti con dei manubri, a magari spalle, schiena e ovviamente anche la parte inferiore, quindi gambe e glutei, con carichi molto leggeri, quindi giusto per tenermi allenata, e poi farò vedere che alla fine farò anche molto molto stretching, che è la cosa veramente veramente più importante che vi consiglio di fare in gravidanza e comunque sempre. Qui sto facendo la leg extension, che è uno degli esercizi veramente migliori per la tonificazione delle gambe, e quindi vado a fare un po' di leg extension, sempre con carichi leggeri rispetto a prima quando non ero incinta. Ovviamente i carichi sono molto più leggeri perché ovviamente anche la forza comunque diminuisce, oltre al fatto che comunque è sconsigliato fare sforzi eccessivi. E poi una cosa importantissima che vi straconsiglio, questo sia se siete incinte sia se non, è fare esercizi sempre per l'interno coscia, che veramente è un punto debole di tutte le donne, e almeno il mio, però di solito è così. Quindi per evitare il rilassamento appunto dell'interno coscia faccio spesso questi esercizi interno coscia, e qui invece sto facendo esterno coscia, che va a tonificare tutta la parte esteriore della gamba e anche ovviamente i glutei. Quindi in questo modo vado ad allenare anche i glutei, anche perché la leg curl ad esempio è sconsigliata in gravidanza, perché comunque a pancia sotto, quindi non potendo fare quella, non potendo fare squat e altri esercizi comunque che possono far male, mi trovo benissimo con quella. A volte faccio anche gli affondi o gli slanci, e poi faccio anche un po' di cyclette, poiché comunque in gravidanza anche la cellulite diventa un nemico acerrimo. Faccio qualche minuto di cyclette, sempre in modo molto leggero, che va a stimolare la circolazione. E alla fine termino il mio allenamento con stretching, tanto 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 stretching, esercizi di allungamento, esercizi che vanno a migliorare la rigidità corporea, perché durante la gravidanza si soffre anche comunque di mal di schiena, e comunque io con questi esercizi mi trovo benissimo. E utilizzo la palla, o anche se non avete la palla, anche se senza palla, oh mio Dio, questa palla, vabbè, comunque insomma avete capito, vanno benissimo. E appunto cerco di distendermi e di stendere soprattutto la schiena e le braccia, che sono veramente quelle su cui ho più dolori. E faccio più o meno un quarto d'ora di stretching, mi rilasso tantissimo, sento proprio che mi fa benissimo, e vado anche a fare stretching anche sulle gambe. Beh, faccio un po' la stupidina e vi saluto. Vi consiglio davvero di provare questo allenamento se siete incinte, ma anche se non, mi raccomando, tenetevi sempre in forma e fate tutto con estremo piacere, perché ovviamente vi state prendendo cura di voi, del vostro corpo e del vostro benessere a 360 gradi. Quindi questo è il consiglio che vi posso dare. Lo sapete che ci tengo tantissimo alla salute,
del corpo, quindi non solo alla forma estetica, ma proprio alla salute. Vedete, vado anche a strecciare le spalle, proprio a distendere anche i muscoli del collo, perché anche questi sono importanti, che spesso si ha rigidità anche nel collo, nelle spalle. Quindi vi consiglio di fare sempre avere 10 minuti alla fine del vostro allenamento per fare stretching. Io vi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto e vi dia almeno uno spunto, uno sprint per allenarvi. Vi mando un bacio grandissimo, ricordate, se posso farlo io, che sono una balena, potete farlo tutte. Ciao!